l'assessore Masselli, tutte persone che comunque hanno capito l'importanza della cosa e si sono adoperate per cercare di trovare la soluzione, ovviamente legittima, più fattibile, e abbiamo scelto questa tipologia di percorso. A grandi linee ci può indicare quali sono le condizioni, sono come anticipate. Sì, le condizioni sono quelle che ci dicevamo, che comunque a seguito di un evento pandemico che c'è stato, c'era una norma di legge che ci dava la possibilità di fare una proroga alla convenzione già esistente, modificando piccolissime cose, e questo abbiamo fatto. Risolti i problemi di natura economica e anche quelli legati alla responsabilità. Sì, diciamo che, come dice la legge, ci sono delle responsabilità nostre che comunque restano, ci sono delle responsabilità del comune che comunque restano, e sì, sono suddivise tra ordinario e straordinario, e l'accordo è questo. Soddisfatti della risuddivisione delle spese a carico? Sì, ma ripeto, non c'è una ripartizione di spese, è semplicemente il proseguimento di una situazione che già era in essere. Quindi noi abbiamo ottemperato in questi 5 anni a quello che era una cifra da spendere in maniera straordinaria, anzi l'abbiamo oltrepassata, quindi sono rimaste le classiche canoni che dovevano essere comunque già che erano già in vigore. Che possibilità ci sono, chiedo anche al sindaco, che sia di fatto l'ultima convenzione della storia, almeno così come è concepita. Noi speriamo che ce ne siano tantissime perché siamo ottimisti, Ma dello quindi stadio abbiamo. nuovo, però. Intendevo lo stadio nuovo, Ovvio, no, no, ma l'avevo l'ultima capito col vecchio benissimo. stadio. Avevo capito benissimo il senso, per questo che ci avevo messo quel pizzico di ottimismo, perché lo speriamo tutti che questa sia l'ultima convenzione, che tra l'altro c'è anche, se non vado errato, è stata inserita una clausola che ci consente di rivedere eventualmente le condizioni nell'ipotesi in cui il project financing che è stato presentato dovesse arrivare a conclusione, come tutti quanti noi speriamo. Quindi è un momento transitorio, come ha ricordato Paolo prima, nasce da un'esigenza che è stata riconosciuta dalle normative emergenziali Covid di consentire alle società di prolungare le convenzioni con un'ipotesi di riequilibrio economico-finanziario a causa dei perdite e maggior costi che si sono susseguiti in questi ultimi 2 terribili anni. Speriamo che, come si diceva prima, sia l'ultima di questo genere rispetto a quello che invece tutti noi auspichiamo sia un futuro diverso per il nostro stadio. Quindi rispetto a canoni di affitto e costi di manutenzione straordinaria e ordinaria, e rispetto alla durata, 2 stagioni, fino alla prossima stagione, e per quello che riguarda le altre cifre. 2024, c'è stato un esame di quello che era la situazione conseguente, come dicevo, a costi e spese sostenute e perdite. In base a quello è stato fatto un riequilibrio delle condizioni, sempre non traslando i rischi che rimangono rischi operativi ovviamente a carico del soggetto privato, e sono state rimodulate le possibilità di intervenire come manutenzioni ordinarie e straordinarie. C'è una specie, chiamiamola così, di franchigia che sostituisce il canone, e tutto questo nell'ambito di quello che sono, come dicevo, le facoltà di legge in fase transitoria. Questo, come si diceva, è transitorio per espressa previsione di norma, ma speriamo tutti, perché poi cambieranno gli scenari, speriamo a breve. Risolta la questione stadio, adesso si pensa con le scivoli di La Palma, con le scivoli nel senso che è il campo maggio. Campo Maggio è una questione prettamente ternana e il comune non c'entra nulla. Per quanto riguarda invece l'altra cosa di fondamentale importanza per la Ternana Calcio, è il centro sportivo. Da quello che so oggi, poi mi corregga lei se sbaglio, è in commissione e a breve dovrebbe andare poi in consiglio. Perché quello, al di là di tutto, egoisticamente parlando, la vedo la cosa più vicina, fattibile e di primaria importanza per la Ternana Calcio. A che punto sono, vicepresidente, i lavori per Campomaggio? E poi le chiedo se avete intenzione di riattivare la campagna abbonamenti per i tifosi. Allora, sì, i lavori sono cominciati nell'impianto di Campomaggio, la struttura deve essere pronta entro il 1° luglio per cercare di far fare i primi 4 giorni alla squadra qui in ritiro, poi il 4, come sapete tutti, partiamo per il ritiro invece di Cascia. Per quanto riguarda
via la campagna abbonamenti, sì, sarà attivata, a breve saprete un pochino tutte le dinamiche, stiamo studiando gli ultimi dettagli e credo intorno al 20-22 vi faremo sapere tutto quanto. Rispetto...